Pioggia, tanta pioggia in Val di Sangro, eppure procede inesorabilmente la preparazione del Bari nel ritiro che porterà lunedì sera la sfida alla Ternana, palestra e poi esercizi atletici nel campetto attiguo allo Stadio Patini, scatti e velocità per tutta la comitiva biancorossa che si è divisa in due gruppi. C'è tempo anche per scherzare e in effetti tra i calciatori i sorrisi non mancano. Il clima sembra sereno e ormai i ragazzi hanno metabolizzato un ritiro che, se non punitivo, comunque ha fatto saltare i programmi di chi aveva già organizzato un viaggio con la famiglia o con le fidanzate. Alcune non hanno lasciato soli i propri consorti nella fredda Val di Sangro e infatti alcune di loro alloggiano negli alberghi della città. Sereno anche Ciccio Caputo, nonostante il rimprovero a distanza del giudice che si sta occupando degli sviluppi sul calcio scommesse. Ieri il capitano biancorosso non si è presentato in aula poiché è in ritiro, ma la spiegazione ha irritato non poco il magistrato del Tribunale di Bari. Il più concentrato di tutti è il tecnico Davis Mangia. La sua panchina non è più solida come qualche settimana fa ed è evidente che avverta più degli altri la pressione, anche perché in albergo arriva la rassegna stampa pugliese e su molti quotidiani circolano ormai da giorni i nomi di eventuali sostituti. La speranza è che i risultati allontanino sin da subito queste voci di corridoio. Calderoni e Camporese hanno svolto lavoro differenziato. L'assenza di due si sta facendo sentire più del dovuto e ci auguriamo che riescano a recuperare i rispettivi infortuni a tempo di record. Domani è prevista un'altra seduta di allenamento pomeridiana. La voglia di scendere in campo per il riscatto sembra davvero tanta.